Mi trovo a Camerota in occasione dell'incontro pubblico, avendo come tema reddito di cittadinanza, modalità di acquisizione. L'incontro è stato realmente molto interessante perché uno dei problemi che abbiamo in questo periodo è quello di far capire alle persone come si è reddito, visto che i media, televisione e giornali ne fanno uscire fuori una versione abbastanza pasticciata e confusa. Quindi anche ascoltare i pareri, i suggerimenti e le domande delle persone è realmente utile. Tra l'altro c'è anche una visione anche, diciamo, didattica in tutto ciò, perché da alcuni spunti e dubbi possono venire anche degli input per in qualche modo migliorarlo il reddito di cittadinanza. Io dico sempre che il reddito è un esperimento, cioè in Italia non è mai esistito, è la prima volta che una forza politica lo crea e lo realizza. Quindi c'è bisogno anche di una fase di rodaggio e di capire anche con i cittadini quali sono i potenziali dubbi e come può essere sicuramente modificato e migliorato. E la cosa simpatica è che io ho scherzato stasera, ho detto: quando vi capita, cioè una forza politica con un senatore, parlamentari, consiglieri regionali, viene da voi e vi chiede secondo voi, insomma, come potrebbe essere migliorato e come potrebbe essere fatto meglio. È una cosa innovativa, ma che noi facciamo da anni, no? Ascoltare i cittadini e parlare con loro su tutte, voglio dire, le materie, che siano agricoltura, che siano turismo, che siano sanità e che sia anche questo. All'interno delle istituzioni noi abbiamo bisogno di stimoli che servono sempre a ricordarci che là dentro stiamo a legiferare per chi sta fuori in questo momento e soprattutto per quando ci torneremo noi, una volta che abbiamo fornito questo abbiamo, diciamo, terminato questa messa a disposizione per il paese. Qui c'è stata un'ottima risposta, soprattutto mi sono confrontata con gli amministratori locali per quel che riguarda il numero di domande che sono arrivate, perché sono state parecchie, quindi vuol dire che alla popolazione sono arrivate le informazioni sufficienti. È stata un'idea che è nata pochi giorni fa, io seguendo un intervento dell'onorevole Bilotti alla Camera dei Deputati, quando ha definito la povertà è una condizione alla quale il legislatore deve far fronte, mi è venuta l'idea, insieme al consigliere comunale Saturno Iosè, di chiedere la disponibilità all'onorevole Bilotti e al consigliere regionale Cammarano di venire anche qui a Camerota. E anche l'incontro è stato estremamente positivo, abbiamo dato un taglio pratico alla giornata, abbiamo spiegato quelli che sono i criteri dall'ISEE, i requisiti patrimoniali, e credo che ci sia stata anche una buona partecipazione da parte della gente che ha posto delle domande ed è stato estremamente positivo, quindi l'impressione è certamente positiva.